Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo proprio all'interno del convento e vediamo la grande chiesa intitolata a San Pio da Pietrelcina per leggervi una lettera che arriva direttamente da Bordighera, da Natalino. Natalino che racconta tutto questo per la sua cara, amata Anna che è venuta a mancare. Però lui vuole raccontare una storia che vede la presenza di Padre Pio anche a Doha, in Qatar. Racconta: ho deciso di mandarvi un documento ufficiale che riguardava l'incidente gravissimo subito proprio da mia moglie Anna Latino in Lanza durante una missione di lavoro a Doha, in Qatar, nel 1993. Un documento ufficializzato e confermato anche da Fra John Van Derlin, allora sacerdote in missione proprio in Qatar. Purtroppo Anna è improvvisamente deceduta l'8 aprile del 2021 a causa di un arresto cardiaco a seguito di un lungo periodo di sofferenza durante il quale ho pregato moltissimo, soprattutto recitando quotidianamente la coroncina, la Divina Misericordia e il Santo Rosario della Sera proprio su Padre Pio TV. Ma il Signore ha deciso così, probabilmente per non farla soffrire oltre. E allora andiamo a leggere questo documento che lui scrive: io e Anna lo abbiamo conservato gelosamente a prova dell'intercessione di Padre Pio su quanto è accaduto. E lui ci scrive: Padre Pio è ovunque, così comincia questo documento del 10 maggio del 1994, anche nei paesi arabi. Il giorno 14 dicembre 1993 mia moglie è stata investita terribilmente nell'attraversare una strada da una vettura in corsa a circa 80 km orari. Il corpo è stato proiettato in aria per oltre 2 metri, cadendo quindi rovinosamente prima sulla vettura stessa e poi sull'asfalto. Tutti i presenti al tremendo impatto erano certi che fosse deceduta sul colpo. Fu quindi trasportata alla sezione di emergenza dell'ospedale e dai primi accertamenti gli furono riscontrate ben 8 fratture. Oltre a tutte le contusioni, abrasioni, profondi tagli in tutto il corpo. Subito i medici dell'emergenza mi fecero capire che la sopravvivenza di Anna era molto dubbia, anche perché continuava a perdere abbondantemente sangue, interamente da tutte quelle fratture. Ora, sia io che soprattutto Anna siamo molto devoti a Padre Pio, per cui mi rivolsi a lui in preghiera, intensamente, come non avevo mai fatto in vita, invocandolo di salvarmela. Dall'emergenza fu trasportata subito nel reparto cure intensive dove un leggero miglioramento al secondo giorno. Anna ebbe però un crollo gravissimo polmonare, per cui fu messa sotto sedativi, gli fu applicato nella trachea il respiratore meccanico. In più intervennero chirurgicamente alla tibia destra, con l'inserimento di 2 chiodi d'acciaio longitudinalmente dal ginocchio alla caviglia. Per cui le speranze di ripresa si affievolirono. I dottori non si sbilanciavano, anzi mi confermavano che le sue condizioni erano realmente gravi, tanto che il sacerdote in missione in Qatar, padre John Jan Derlin, per 2 volte in tempi successivi le ha somministrato l'estrema unzione, ovvero l'unzione degli infermi. Nel frattempo, racconta, io ho sempre pregato con devozione ed ogni giorno facevo scorrere su tutto il corpo di Anna una reliquia che porto sempre con me, che mostra la mano sanguinante del caro Padre Pio. Nei giorni successivi iniziò un processo di miglioramento che portarono Anna il 26 febbraio del 1994 ad essere dimessa dall'ospedale per iniziare un lungo periodo di riabilitazione. Gli stessi dottori musulmani, ci racconta Natalino in questo documento del 1994, increduli, mi riferirono che Anna era stata miracolata, poiché nessun essere umano avrebbe potuto sopravvivere ad un così terribile impatto, iniziare a camminare da sola ed anche se per guarire quasi totalmente necessitano lunghi mesi di fisioterapia. Io e lei siamo felici di essere ancora vicini e ringraziamo giornalmente Padre Pio da Pietrelcina per questa meravigliosa grazia concessaci. È proprio in questo documento del 1994 che ci ha inoltrato lo stesso Natalino, c'è una testimonianza scritta di Fra John Van Derlin, il padre missionario in terra di Qatar, dove lui attesta che tutto quello che è stato scritto in questo documento è tutto vero.